Ma perché andare al cinema o al teatro fa comunque parte del nutrimento quotidiano, o invece poi col tempo ci si concentra e magari ci si delimita un territorio più personale? Sì, no, diciamo che in teatro la cosa è un po' più specifica, un po' più, cioè vado a teatro se so, o almeno credo, spero che quello spettacolo mi dica veramente qualcosa, non solo per vedere uno spettacolo. Mentre in cinema ci posso andare anche solo come passatempo, se vogliamo, sempre meno, quindi anche li scelgo di più, soprattutto poi i film che danno a un cinema che c'è sotto casa mia, non devo prendere la macchina, che a Roma è meglio non devo prendere. Però scherzate, questo non mi ha scherzato tanto, vado al cinema lì. Però ci vado solo se sono dei film che sento che veramente mi possono interessare. Poi non è detto che mi interessino, però insomma gli argomenti non sono fissi, sono puramente di, così, insomma, di speranza. No, ma te lo chiedo perché poi si scopre spesso che appunto grandi attori, grandi registi poi amano in realtà chi fa lavori diversissimi, però non so, Monicelli diceva io non vado a vedere una commedia, tanto la so fare anch'io, anzi magari penso la facevo meglio, io vado a vedere i film di fantascienza perché non saprei da che parte cominciare. Ecco, questo è curioso, perché magari tu da appunto grande attore vai a vedere attori che lavorano in modo completamente diverso, qualcuno che segui proprio perché usa. Beh, uno del quale non manco nessun film è Woody Allen, perché Woody Allen mi porta veramente un godimento, e quindi è chiaro che mi piacciono molto i comici. Se un comico mi fa ridere, mi fa veramente del bene, e quindi se so un film di un comico. Ah, e questa è una scoperta, ti piacciono molto i comici. Sì, io sono anche un po' un attore comico, soprattutto quando faccio un drammatico. Mi facevo ridere, era tutto uno spigliazzato. Ma comunque voglio dire, è una parte del mio lavoro che sento fondamentale, quella. Tant'è vero che in Shakespeare il comico e il tragico si alternano continuamente. Beh, quindi però avrai un tuo piccolo pantheon di grandi comici. Sì, sì, appunto Woody Allen, poi Jerry Lewis, mi piaceva moltissimo Jerry Lewis. Adesso non voglio far torti a nessuno, ma per esempio io sono un entusiasta di Crozza. Crozza è una meraviglia, insomma, no? Più o meno tutti credo qui dentro sono entusiasti. È giusto, sì. Crozza poi dice delle cose che meglio sapere. E adesso purtroppo Albanese è bravissimo, però so che in questo modo io faccio torti anche a me stesso, perché mi dimentico qualcuno che invece mi piace. Poi se volete ci penso, lo scrivo e poi faccio sapere. No, poi pensavo anche quindi a quelli di tradizione, insomma, i grandi classici, appunto, sì, non necessariamente sì. Tutti ai contemporanei. Sono braccio, ecco, diciamo allora il massimo, proprio il vertice è Charlie Chaplin. Per me non è solo comico, è un genio grandissimo, meraviglioso. Tati anche, come no, certo, Tati. Ma arrivi fino a un pazzo contemporaneo come Jim Carrey oppure... Sì, sì, Jim Carrey mi è piaciuto molto quando l'ho visto, però l'ho visto una volta sola, non so poi altre volte che cosa era. Sì, no, forse l'ho visto un'altra volta. No, mi è piaciuto Jim Carrey, insomma, era uno che teneva molto lo show.